Carissimi, saluto tutti e ciascuno di voi con animo grato e sincero. Il pensiero va alla comunità monastica, ai sacerdoti e all'intera comunità diocesana di cui sento viva la preghiera che si innalza al Signore per la mia salute. Sperimentando nella doppia veste di medico e paziente la fragilità dell'uomo e al tempo stesso la sua grandezza. Fragilità, perché è sufficiente un attimo per cancellare tuo malgrado gli impegni in agenda. Grandezza, perché sperimenti il desiderio tenace di guarire ti spinge a non arrenderti e alimenta il coraggio di insistere per una piena ripresa. Comprendo ancora il meglio il dolore, le debolezze, i momenti di sconforto che possono impadronirsi del cuore di chi soffre. A costoro va il mio pensiero. Ad essi rivolgo l'invito caloroso a non arrendersi, mai. Ma comprendo ancora di più la forza e quindi la necessità della preghiera. È di grande consolazione sapere che oltre ad attestati di stima e affetto non sono mai venuti meno le vostre preghiere. Preghiere che il Santo Padre ha assicurato, appresa la notizia della mia malattia, al Papa Benedetto XVI. Rivolgo grato il mio pensiero e riconfermo la mia filiale devozione e incondizionata obbedienza. Nel ringraziare di nuovo tutti voi, vi chiedo di accompagnarmi con la vostra preghiera, soprattutto nella prossima solennità dell'Assunzione di Maria Vergine.